Thank you. It's a great pleasure to be here, and thank you for the invitation, and thank you to Flavia and everyone who's made my participation possible, especially Susanna. So I've been able to hear the fascinating talks, and I hope you will find something interesting in Susanna's relay of my presentation. Here we see two shops in the centre of London, just 2 minutes walk from Oxford Street. That's the very heart of the sort of shopping and leisure district in London. Two buildings, typical of elegant Mayfair, but otherwise very unremarkable. Or do we? Buongiorno e grazie a Claudia, grazie a tutti per l'invito, per aver reso la mia presenza possibile. Ho seguito con interesse le presentazioni e spero che ho trovato molto molto interessante e affascinante. Spero che anche la mia susciti in voi altrettanto interesse. Quindi qui vediamo due negozi nel centro di Londra, soli 2 minuti a piedi da Oxford Street, il cuore pulsante dello shopping e del tempo libero della capitale. Sembra che sono due edifici tipici delle eleganti quartiere di Mayfair, ma per il resto non sembrano degni di nota. O forse non è proprio così. In fact, it was in the building on the right that some of the world's greatest, most frequently performed and most famous music was composed and rehearsed. And the building on the left was home to perhaps the most virtuosic and innovative electric guitarist the world has ever known, and an icon of 1960s culture. These buildings were home respectively to the composer George Frederick Handel and rock legend Jimi Hendrix, opened as the Handel House Museum in 2001, and since 2016, known as Handel and Hendrix in London. This house museum, the only dedicated to a composer in London, is now in the middle of a £2.9 million project to realise its potential more fully. And in this presentation, I will talk to you about the history of these buildings, their opening as a museum, our plans, and the evidence that informs them. Ecco, nell'edificio che vedete a destra, in realtà è stata composta e provata parte della musica più frequentemente eseguita al mondo, più famosa e anche davvero che raggiunge picchi di grandezza ineguagliabili. L'edificio di sinistra invece ha ospitato il chitarrista elettrico più virtuoso, più innovativo che il mondo abbia mai conosciuto, nonché una vera e propria icona della cultura degli anni 60. Questi edifici hanno ospitato rispettivamente George Frederick Handel e anche la leggenda del rock Jimi Hendrix. È stato inaugurato innanzitutto nel 2001 come Handel House Museum e poi dal 2016 come Handel and Hendrix in London. Si tratta di una casa museo, l'unica dedicata a un compositore a Londra. Una casa museo che ora è al centro di un progetto di restauro del valore di 2,9 milioni di sterline. E l'idea è di sfruttare appieno il potenziale di questa struttura. E vi parlerò ora, prima della storia di questi due edifici, come sono stati aperti come museo e anche dei piani che abbiamo messo a punto e anche come questo progetto è stato ispirato. In the 1710s and 1720s, London was expanding westwards with a race to build more churches and houses to serve the capital's growing middle class. Brook Street was built to connect New Hanover Square in the east and Grosvenor Square in the west, and number 23 and 25 Brook Street were constructed by a speculative builder in the early 1720s. Handel was the first occupant of number 25. The houses are typical of their time, comprising a basement with the kitchen service areas, a front and rear room to the ground first and second floors, and a small closet wing rising to the rear elevation, about 500 square metres in size. As well as a craze for building houses at this time, London was also at the height of a craze for Italian opera, and it was this that drew Handel to London in 1710. Tra gli anni 1710 e 1720 a Londra ci fu una vera e propria espansione, soprattutto verso ovest, con una corsa alla costruzione di chiese, di case,
costruita appositamente per collegare la nuovissima Hanover Square, che si trovava a est, e Grosvenor Square a ovest. Ai numeri 15, 23 e 25 furono appunto costruiti questi edifici da un allora costruttore e speculatore all'inizio degli anni 1720. Handel fu il primo inquilino del numero 25. Queste case sono in tipico stile georgiano e comprendevano in linea generale un seminterrato dedicato a locali di servizio, poi una sala anteriore e una posteriore a piano terra e poi anche un primo secondo piano e una piccola ala aggiuntiva che si innalzava sulla parte posteriore. In totale circa una superficie di 500 metri quadri. E oltre alla mania appunto di costruire case, all'epoca a Londra c'è fu una grande passione che raggiunse il suo culmine in quegli anni per l'opera italiana, e fu proprio questo che spinse Handel a trasferirsi a Londra nel 1710. So by the time Handel moved into 25 Brook Street in 1723, he's 38 years old, he enjoys a royal pension, has great connections at court and society, and he's famous for his compositions and virtuosity. And for Handel, part of Brook Street appeal must have been its close location to the royal courts and the theatres that were where he plied his trade. And we can see in his decision to move into 25 Brook Street a decision to stay in London and to make it his home, having had an itinerant career before. And indeed, he would stay in that very house, always renting, because as a foreigner he couldn't buy, but always renting, and he lived there for 36 years until his death in 1759. And it's there that he wrote the majority of his greatest works, including all of his 35 oratorios, including Messiah and numerous other works. E Handel si trasferisce al 25 di Brook Street nel 1723, all'età di 38 anni, e all'epoca tra l'altro aveva numerose conoscenze a corte e anche in società, ed era già famoso per il suo virtuosismo, e era anzi uno dei principali compositori d'opera di Londra. E per Handel il fascino di Brook Street stava proprio nella sua posizione, che era vicina sia ai palazzi reali ma anche ai teatri e anche alle case dei suoi mecenati. E Handel appunto si trasferì in questa casa e probabilmente decise di fare di Londra la sua casa permanente proprio per questi motivi che lo attiravano lì. E per tutta la vita lui affittò questa casa, perché in quanto straniero non poteva avere la proprietà, e vi trascorse lì 36 anni della sua vita, perché appunto fino a quando scomparve nel 1759. E fu proprio in questa casa che scrisse tra le sue opere più famose, ad esempio i suoi 35 oratori e anche il Messia. Fast forward 300 years, and Brook Street in the London of the 1960s. Mayfair is no longer a residential area, but dominated by members' clubs, shops, and five-star hotels. The famous Carriages is on Brook Street. And on the 4th of July, appropriately, in 1968, Jimi Hendrix, then aged 25 years old, and at the height of his fame, moved into a flat on the third floor of 23 Brook Street, adjoining what had been Handel's home at number 25. And Jimmy was sharing the flat with his English girlfriend, the DJ, Kathy Etchingham, in whose name the flat was rented. By 1968, when Hendrix moved into 23 Brook Street, he and his band, the Jimi Hendrix Experience, had released the albums Are You Experienced and The Axis Bold as Love, so he's an incredibly famous rock star now. Rather like Handel, Brook Street was really Jimmy's first home, and he said of it that it was the first place in which he ever felt truly at home. One of the appeals of the location for Jimi Hendrix was there were no domestic neighbours, so he could make as much noise as he wanted to, playing his music and jamming as loud and as late
as he wanted. And on the ground floor, there was a psychedelic restaurant, Mr. Love's restaurant, where he would order his meals on a daily basis and being sent up each evening. Jimmy, interestingly, was very aware of Handel's occupation of 25 Brook Street, because it had been marked as Handel's home by one of our famous blue flags as early as the 1870s. And in fact, the plaque was placed ambiguously between the two properties, so that Cathy Etchingham recalls Handel pilgrims knocking on the door of their flat, thinking they were going to find Handel's home, instead encountering a surprise looking Jimi Hendrix. We also know that Jimmy owned LPs of oratorios by Handel, Messiah, and Belshazzar's Feast, and it's thought he improvised songs of them. And he also claimed to have seen Handel's ghost in his bathroom mirror. Facciamo un salto temporale di 300 anni in avanti e ci ritroviamo sempre a Brook Street, però siamo nella Londra degli anni 60 e Mayfair è cambiato, non è più una zona residenziale ma è diventata una zona esclusiva con club esclusivi, negozi di lusso della 5 Stelle, tra l'altro il famoso Claridge's si chiama proprio questa strada. Il 4 luglio del 68 Jimi Hendrix, allora 25enne, è all'apice della sua carriera e del suo successo e si trasferisce in un appartamento al terzo piano di Brook Street al 23, adiacente proprio a quella che era stata la casa del famoso compositore. E all'epoca lui condivideva la casa con i compagni di stanza che erano anche gli altri membri della sua band e anche con la sua fidanzata inglese, la DJ Cathy Etchingham. Tra l'altro l'affitto dell'appartamento era nome suo, della fidanzata. E quella fu per Hendrix la sua prima casa e per lui quel luogo era particolarmente interessante e speciale perché non essendoci vicini lui poteva suonare anche fino a tardi, la sera, in qualsiasi orario, anche a un volume molto forte, poteva improvvisare perché intorno c'erano solo, al piano terra, un ristorante psichedelico che si chiamava Mr. Love's Restaurant e quindi che gli consentiva davvero la massima libertà. Jimmy sapeva che lì accanto aveva vissuto il grande musicista Handel e anche perché la casa era stata contrassegnata da una targa blu, quelle che si mettono in Regno Unito proprio per identificare i luoghi dove hanno vissuto persone illustri. Però la targa era stata posizionata in modo ambiguo, tra il civico 23 e 25, in modo talmente ambiguo che a volte racconta la fidanzata di allora di Hendrix, Cathy Etchingham, che a volte le persone che andavano, per così dire, in pellegrinaggio sui luoghi di Handel bussavano alla porta invece del loro appartamento, pensando che fosse quella la dimora del compositore, invece si trovavano davanti una leggenda del rock di quell'epoca. Tra l'altro Jimmy possedeva degli LP di Handel, in particolare dei suoi oratori, del Messia, ma anche di altre opere, e dichiarò una volta anche di aver visto nello specchio del suo bagno il museo del grande compositore. E quindi sapeva e la conoscenza appunto di quanto quel luogo fosse stato importante. So in the 1960s, 25 Brook Street was understood as to be important as Handel's home, and it had a very famous neighbour, but it had not been protected as an important monument. And so, and as we can see here, in 1905, it was taken over by an antique dealer. Who 25 Brook Street was the Handel's home. He replaced the original facade with a two-story shop front and made numerous interior alterations. And at the time, the English composer Alban Ashton complained in a letter to the newspapers, "The whole lower part of the house has been turned into a common shop, with the result that the beautiful old house, which was splendidly preserved, has been spoiled beyond recognition." And so having told the story of the historic home of Risk,
we'll move on to how we took the next chapter of the campaign to save Handel's House and subsequently that of Jimi Hendrix. Nel 1905 un antiquario comprò il civico 25 di Brook Street e però fece molti lavori, eliminò appunto la muratura del piano terra e in pratica fece sì che la parte in basso fosse convertita interamente in uno spazio commerciale e anche fece altre modifiche radicali al resto della casa, nella parte interna. Questo suscitò lo sdegno di alcune persone, tra cui un compositore, Albion Ashton, che scrisse una lettera pubblica ai giornali inglesi per lamentarsi di questo, scrivendo che l'intera parte interna della casa era stata trasformata in un comune negozio, con il risultato che quella bella casa antica, che era splendidamente conservata, era stata rovinata in modo irriconoscibile. E quindi dopo aver così diciamo ritracciato brevemente la storia di questa casa storica, visto ora voglio parlarvi della campagna che abbiamo lanciato per salvare la casa di Hendel e poi per appunto valorizzare quella di Jimi Hendrix. 1959, on the 200th anniversary of Handel's death, the musicologist Stanley Sadie hosted a dinner in Handel's house, which at that time was the offices of a shirt company. The idea then to purchase 25 Brook Street, restore it and open it to the public as a museum dedicated to Handel, which was an idea that had been mooted since the late 19th century, was firmly revived. But it would take more than 40 years for the mission to be complete, and during those years, from those 42 years from 1959 until the Handel House Museum opened in 2001, Jimi Hendrix had moved in and moved out of the neighbouring property. And in 1996, following an effective campaign by Cathy Mitchum, Jimi Hendrix's flat acquired the distinction of an official plaque commemorating his occupation there. So this means that in some ways the roles were reversed, just as Jimi Hendrix knew of Handel's association with 25 Brook Street, when the recently formed Handel House Trust bought the lease for both 25 Brook Street and 23 Brook Street in 2000. It was aware of number 23's association with Jimi Hendrix. But at that time, however, the Handel House Trust's intention for number 23 was for offices and archive or collection storage, ignoring Hendrix's association with 23 Brook Street. The Trust set about rapidly restoring Handel's home. Poi nel 1959, in occasione del 200° anniversario della morte di Hendel, un musicologo, Stanley Sadie, organizzò una cena proprio nella casa di Hendel, che all'epoca era la sede di un'azienda che produceva camicie, e in quell'occasione appunto riprese l'idea che era già stata ventilata dalla fine del XIX secolo di acquistare il 25 di Brook Street per restaurarlo proprio al pubblico. Nessuno poteva immaginare allora che per fare tutto questo ci sarebbero voluti 40 anni. 40 anni, per la precisione 42, in cui appunto nel frattempo Jimi Hendrix entrò e uscì dalla proprietà vicina. Poi nel 96 fu lanciata un'efficace campagna da parte di Cathy Etchingham, quindi la fidanzata di Jimi Hendrix, per promuovere l'appartamento in cui aveva vissuto e fu allora che fu apposta una targa ufficiale che ne ricordava l'occupazione da parte del famoso chitarrista e fu la prima volta che Londra commemorò una rockstar e in un certo senso i ruoli si erano invertiti perché così come Jimi Hendrix aveva conosciuto l'associazione tra il 25 di Brook Street e Handel quando vi abitava, allora quando l'Handel House Trust acquistò il contratto di locazione sia del 25 che del 23, ebbene era a conoscenza dell'associazione del numero 23 con Jimi Hendrix. Tuttavia all'epoca l'Handel House Trust non intese destinare il numero 23 a una celebrazione appunto del musicista, bensì per uffici di deposito di archivi o collezioni. Quindi ignorò l'associazione con Hendrix col numero 23 e si accinse invece a restaurare rapidamente il 25, cioè la casa di Hendrix. A
Okay, so turning to the evidence that was used to restore the house, inside very little survived, really just, this isn't inside 25 Brook Street, really just the staircase and one original wood paneling on the top floor, but that did, from paint analysis, give an indication of the colour scheme that we would choose. And the number 23 Brook Street that had been Jimi Hendrix's flat, ironically, everything was much better preserved than that, and that gave a very good reference point for the design of the panel and other fittings in Hamel's home. Three important documents to look at: Hamel's will and the details in there, an inventory that was taken on his death, and in 1716, Hamel's collection of art was sold at an auction in Covent Garden, and that catalogue was discovered in the 1980s. Vediamo cos'era rimasto. Purtroppo all'interno della casa di Handel i materiali, gli arredamenti originali erano davvero scarsissimi, anche a livello architettonico e di allestimento rimanevano pochissime le tracce dell'assetto originario. Per fortuna soltanto dei piani superiori erano rimaste tracce anche dei colori originali che erano stati usati nella casa. Invece l'appartamento di Jimi Hendrix conservava in gran parte l'assetto originario in cui appunto aveva vissuto l'artista, quindi sia a livello di allestimento delle camere che di materiali. Ma per la ricostruzione della casa di Handel furono tre documenti davvero strategici. Il primo, il testamento stesso del compositore, un secondo inventario di tutti gli oggetti che erano rimasti, che fu realizzato appunto dopo il suo decesso, e un terzo documento chiave fu la lista di tutti i beni che gli erano appartenuti e che fu messa all'asta, la sua collezione d'arte fu messa all'asta nel 1760, quindi il catalogo di quell'asta, che è stato ritrovato negli anni 80, è stato molto importante per ricostruire il suo patrimonio artistico. Okay. This is Handel's bedroom, and it's typical of the approach taken in 2001 with furniture of the period rather than owned by Handel to decorate the rooms, and on the walls a more narrative-based display of our collections of prints and other Handeliana. Qui vedete un'immagine appunto del 2001 che riproduce la camera da letto di Handel con mobili nello stile tipico dell'epoca, anche a livello appunto di decorazione di interni e anche con le opere d'arte che venivano solitamente appese a lungo le pareti, ad esempio delle stampe. For reasons of time I miss out a lot of the story, but this is the Jimi Hendrix flat which the Trust decided to recreate in 2016, based on oral testimony from Cathy Etchingham and photographs. I think what the important thing to note is how rich and detailed it is and how much more lived in it feels than the kind of bedroom that we just saw. Per ragioni di tempo non posso soffermarmi su vari dettagli, ma qui vedete un'immagine invece dell'appartamento di Jimi Hendrix. Come vedete è molto più ricco, più stratificato, ed è stato ricostruito grazie sia al contributo di Cathy Etchingham, ma anche di tante testimonianze orali, anche di fotografie. Quindi vedete subito come questo spazio abbia davvero l'impressione di un carattere, trasmette un carattere molto più vissuto rispetto alla casa di Handel. And our goal now is to present Handel's home in as much detail and as much care and a lived-in feel and authenticity as the Jimi Hendrix flat, with the more narrative museum displays consolidated in rooms that post-sale to Handel's occupation 25 Brook Street, and this is the work that we are engaged in now. E quindi proprio per ricreare un sentimento di vissuto e di autenticità maggiore anche nella
era nella casa di Handel, è stato avviato questo enorme progetto di restauro che in realtà riguarda proprio un'intera riconfigurazione di quello spazio per consentire appunto di dargli un aspetto che trasmetta molto di più quanto sia stata la casa in cui ha vissuto il compositore per così tanto tempo. And to pose one final point and question which we're often asked is how to reconcile having two famous but very different people who in some ways by a quirk of history live next door to each other. How does that make one museum? And we decided to focus on the thing that wasn't an accident. So both Jimi Hendrix and Handel, for very similar reasons, chose to make London their home and as the place to grow and develop their career. And that is the gateway, we feel, into making sense of a visit that starts in the 18th century and finishes in the 1960s and covers two fascinating but very different people. And so that will very much be living up to our name of Handel, Hendrix and London. And we will be opening in spring next year, and I hope you will come and visit and stay for tea and tell me whether you think we have taken two famous people and made one compelling museum. Thank you. Il vero interrogativo che ci siamo posti era come riconciliare due personalità così importanti, così famose, ma anche così diverse, che però a loro modo, nelle loro epoche, hanno davvero fatto la storia della musica e influenzato enormemente la cultura. E quindi abbiamo scelto un'altra chiave di lettura. Abbiamo capito che se Handel e Hendrix si erano stabiliti a Londra, non era stato un caso. Avevano scelto di andare lì per dare impulso alla loro carriera professionale, e questo per motivi anche in parte simili. E quindi abbiamo deciso di usare questa lente, questo prisma, per affrontare il nuovo allestimento museale, in modo da conciliare queste due personalità così lontane ma anche così vicine per certi versi. E proprio per questa scelta di Londra che li ha accomunati, abbiamo deciso di richiamare il museo Handel and Hendrix in London. E riapriremo nella primavera del 23 e vi aspetto per bere un tè insieme e vi dire